Ben ritrovati su Link for Universe e benvenuti all'11° appuntamento del diario di bordo della missione New Horizons. Prima di iniziare, e ci sono un sacco di cose eccitanti di cui non vedo l'ora di parlarvi, vorrei tornare a ringraziarvi ancora una volta con tutto il cuore per la magnifica serata passata insieme tra il 14 e il 15, quando abbiamo aspettato il segnale da parte di New Horizons da 5 miliardi di chilometri di distanza che ci diceva che il transito era avvenuto con successo. E è arrivato il segnale alle 2:52 ed eravamo più di 400 qui ad aspettare. In tutta la serata a un certo punto eravamo 770 ed è stato incredibile. Ma non è tanto per i numeri quanto per l'entusiasmo che ci mettete. E le persone che sono rimaste sono rimaste tutta la notte a parlare di scienza, di esplorazione spaziale, di come funziona questa missione, cosa speriamo di trovare. Ed è stato fantastico. Ma non solo in quella serata, perché avete reso incredibile l'intero viaggio e l'intero periodo di esplorazione di New Horizons. Questa missione la sognavo e l'aspettavo da quando ero bambino, e in realtà tutto il mondo dell'esplorazione spaziale era intrippato da questa missione. Ma quello che avete reso speciale è il nostro percorso fatto insieme come community, perché in realtà, per quanto a me piace tantissimo questa missione, non sarebbe mai stato lo stesso viverla senza di voi. Perché la cosa bella era che ogni volta, ogni giorno che vedevo nuove conferenze, immagini, non vedevo l'ora poi di fare un viaggio, fare un diario di bordo insieme a voi, per parlarne, per comunicare tutte le novità, per discuterne. E quindi l'intero periodo di diari di bordo è stato e continua a essere, perché siamo ancora nel vivo della missione, una delle cose più belle di tutta la mia vita, e sono stato tantissimo emozionato. Ho passato tutta la notte poi con gli occhi lucidi, quindi grazie davvero, perché siete speciali, siete meravigliosi e sono fiero di far parte di questa community. Detto questo, iniziamo a parlare della missione di New Horizons e di tutte le novità, perché come dicevo ce ne sono veramente tante. Prima di tutto, quando eravamo in live qui sul canale è arrivata un'immagine a falsi colori di Plutone e Caronte, che è davvero stupenda perché mostra la complessità di entrambi questi mondi. Ora, quando vediamo le immagini a colori, come le vedremo a occhio nudo, sono molto belle e suggestive. Però quando sei un geologo vuoi vedere dove che inizia e dove finisce un certo tipo di terreno. Quindi, facendo le immagini a falsi colori come questa, è possibile vedere meglio alcune differenze che in luce ottica sfuggono all'occhio. Per esempio, il cuore grande, che in luce ottica si vede come una, più o meno una zona uniforme, a falsi colori viene fuori come una zona molto diversa, con un emisfero sinistro molto liscio e una parte destra invece piena di montagne e pieghe nella superficie. Nessuno ha ancora idea di come mai sia generata questa zona piena di ghiacci freschi di azoto e metano e monossido di carbonio, e come mai è così diversa da una parte all'altra. Vengono fuori più sfumature anche nella parte del polo nord, dove nella luce ottica sembra una grande zona uniforme di ghiaccio, invece in questo modo vengono fuori delle differenze più sottili. La stessa cosa si applica anche per Caronte, di cui parleremo meglio tra un secondo, che qui viene fuori in tutta la sua complessità. Pensavamo fosse solo una sfera piena di crateri molto antica rispetto a Plutone, che era più dinamico. Invece è venuto fuori che Caronte è veramente un mondo eccezionale con un sacco di attività, e di questo parleremo tra un secondo, perché prima voglio farvi vedere anche un filmato, che è il primo filmato della rotazione di Plutone, creato con le immagini ottenute finora dalla sonda. Si vede molto bene che abbiamo una bella fetta di Plutone che ancora non è stata vista proprio quasi per niente. Non ci sono ancora le foto ottenute dopo il transito, quando abbiamo guardato indietro verso il polo sud, e per quello manca la parte sud, e anche alcuni degli emisferi non sono ancora in risoluzione alta. Quando finiremo di scaricare tutti i dati, comunque avremo una parte dell'emisfero visibile durante il transito che sarà a risoluzione molto più alta rispetto al resto di Plutone. Da una parte dispiace, nel senso che ovviamente, vedendo anche quanta differenza geologica c'è sulla superficie, ci piacerebbe tantissimo avere tutto in alta risoluzione, tutto quanto Plutone. Purtroppo dovremo aspettare una nuova missione in futuro, perché è la fregatura della vedete il flyby. D'altra parte, almeno ora, quando creeremo una sonda più nel futuro, insomma, più attrezzata per osservare in dettaglio tutto Plutone, sapendo già un po' di com'è fatto, potremo costruirla molto meglio. Quindi non è così male come sembra, perché in questo modo, quando manderemo un orbiter in futuro, tra qualche decennio, potremo farlo davvero bene, con coscienza di cosa andiamo a vedere. Quello che vi faccio vedere ora invece è un altro mondo che fa parte del sistema Plutone-Caronte, ed è la luna Hydra. No, non quest'Hydra, l'altra Hydra, ecco questa. Quest'Hydra per molto è stata un po' snobata, nel senso che ovviamente i protagonisti di questa missione sono i due pianeti nani Plutone e Caronte, ma Hydra è molto interessante perché
Se, anche se vi sembra solo pochi pixel, in realtà ci permetterà molto più facilmente di comprendere la storia dell'intero sistema. Prima di questo incontro, Hydra, che è una delle lune più esterne, era soltanto un pixel, era soltanto un puntino di luce e non sapevamo esattamente quanto era grande, come era fatta, di che era composta. Le stime andavano tra 10 km e più di 100 km e nessuno sapeva esattamente com'era questo piccolo mondo. Ma ora abbiamo, a risoluzione di 3 km per pixel, una foto dettagliata e puoi contare tutti i pixel e possiamo vedere quanto è grande quel mondo. Ed è molto allungato, è molto diverso rispetto alle altre lune e ha un diametro di 43x33 km, dipende da che lato lo girate. E qui si vede bene per esempio una zona scura che è grande 10 km da una parte all'altra. Potrebbe essere un cratere, ma anche no, nel senso che potrebbe anche essere una zona che è molto ricca di polveri e materiale organico. Quindi non è detto che quella grande zona scura sia per forza di cose un cratere, anche se potrebbe esserlo. La risoluzione migliorerà di quasi 3 volte rispetto a questa quando avremo le foto durante il passaggio. Questa è una foto ottenuta un po' prima del massimo avvicinamento. La cosa interessante è che la parte bianca che vedete è molto riflettente, è una riflettività intermedia tra Caronte e Plutone, ma quello che spiega questa riflettività alta è la presenza di ghiaccio di acqua fresca. Quindi sappiamo che in buona parte Idra è composta da ghiaccio di acqua e questo è importante perché ci aiuta a capire meglio quali erano i materiali con cui si è formato poi il sistema Plutone-Caronte. Idra si è formata poco dopo la formazione dell'intero sistema, dopo l'impatto che ha generato i detriti che poi si sono compattati in Caronte. C'è stato un impatto gigantesco, come nel caso della Terra e della Luna, e una buona fetta di quel materiale è andato a formare Caronte. Un'altra fetta poi è ricaduta su Plutone e quello che è rimasto ha formato le piccole lune, come per esempio Idra. Perché è importante? Perché se Plutone e Caronte sono molto affascinanti, in realtà comunque si sono trasformati tanto, hanno avuto un sacco di cambiamenti, quindi non abbiamo più dei materiali originali di com'era la nebulosa, diciamo il disco che ha formato poi Plutone e Caronte come li vediamo oggi. Per cui studiare Idra come le altre piccole lune, ma Idra è vantaggiosa perché è più grande e più vicina, sarà fondamentale per capire di cosa sono formati tutti i componenti del sistema, perché era uno dei mattoni fondamentali che erano a giro in quel disco grande che ha formato le lune. E quindi da questo punto di vista sapere che è formato da tanto ghiaccio di acqua ci aiuta a capire quanto ghiaccio c'era a disposizione. Ora, passiamo a un altro aspetto, perché se vi sembra comunque non interessante, pensate a questo. Quando siamo andati l'anno scorso a esplorare da vicino la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, prima ci sembrava soltanto un puntino, non era interessante così tanto come ci immaginavamo, cioè sì, sapevamo che sarebbe stata una cometa ricca di ghiaccio e che sarebbe cambiato un po', ma non immaginavamo che fosse così incredibilmente varia. E poi abbiamo trasformato quel puntino in un mondo davvero incredibile, perché se avete visto le immagini di Rosetta, beh, guardate che incredibile è questo mondo, con una superficie incredibilmente varia, con dune, con buchi giganteschi che sono le fessure da cui fuoriescono i geyser e con montagne gigantesche fatte di ghiaccio e materiale organico. La cosa incredibile è che questo piccolo mondo è grande solo 4 km da parte a parte, mentre Idra è 10 volte più grande, quindi immaginate quanta varietà potremo scoprire un giorno esaminando più da vicino Idra. Ora, visto che stiamo parlando di Rosetta, vi faccio vedere un'altra cosa incredibilmente affascinante, che è questa immagine qui. E quel puntino che vedete è Plutone visto da Rosetta, che era quel giorno in orbita intorno alla cometa 67P. L'ha osservato Plutone attraverso la chioma di detriti che si sta espandendo intorno alla cometa. Quindi abbiamo una foto di Plutone con New Horizons che gli passa accanto, visti da quasi 4 miliardi e mezzo di chilometri da una sonda intorno a una cometa. È fantastico! Adoro questo periodo dell'esplorazione spaziale, quando possiamo fotografarci tra di noi. E a proposito di questo, abbiamo un'altra foto strepitosa che arriva dall'orbita di Saturno. È una foto scattata dalla sonda Cassini della NASA, che si è girata verso la cometa, verso il Plutone, per contribuire a quella flotta di osservatori, a cui c'è anche Chandra, Hubble e un sacco di osservatori intorno alla Terra, che osservano
sono Plutone in questo momento per avere uno sguardo da più angoli di come cambia la sua luminosità. Inizieremo ora a osservarlo perché ora abbiamo i dati da vicino di come è fatto Plutone. Avendo un punto di partenza possiamo vedere con il tempo, grazie agli osservatori che sono sulla Terra perché New Horizons sarà troppo lontana, com'è che cambia Plutone, così da osservare le sue stagioni per vedere come si spostano i ghiacci. Quindi sono molto importanti tutte queste osservazioni, anche se si tratta di solo un puntino. A parte ovviamente il pensiero molto emozionante e suggestivo del fatto che abbiamo foto di Plutone dall'orbita di una cometa e dall'orbita di Saturno. Questo è solo un inizio, man mano arriveranno anche tante altre foto scattate di sonde sparse per il sistema solare. Poi parliamo di Caronte, passiamo alla vera ciccia di questa puntata. Caronte, pensavamo fosse un piccolo mondo senza tanta attività, poi è arrivata una foto, questa, in cui si vedeva un canyon gigantesco sul lato, un canyon che, vi ricordo, è più profondo e grande dell'intero Grand Canyon sulla Terra. Non sappiamo ancora come si è formato e da dove è nato, ma era già un indizio di quello che avremmo visto. Quando siamo arrivati veramente vicino, la foto che New Horizons ci ha mandato di Caronte ha veramente lasciato senza parole l'intero team scientifico, perché è venuto fuori uno dei mondi più vari, più incredibilmente interessante mai osservati prima. E tutto l'emisfero sud che vedete in questa foto è giovanissimo. Guardate lì, non ci sono crateri grandi, non ci sono segni di bombardamenti molto antichi. Tutta la parte centrale ci sono canyon giganteschi e montagne altissime che segnano un momento in cui la Luna ha avuto un periodo di grande attività. E l'attività nessuno se l'aspettava. E questa è la cosa straordinaria, perché pensavamo che comunque sia Plutone che Caronte non potessero di suo avere abbastanza energia da essere attivi. Non sappiamo ancora come mai sono attivi, ma la vera sorpresa è che Plutone e Caronte entrambi hanno avuto attività molto di recente, canyon che si sono formati relativamente di recente, polvere scura in tutta la zona nord che vedete su Caronte, viene chiamata tra l'altro Mordor attualmente. Beh, quell'intera zona è stata probabilmente generata da geyser attivi. Ancora dobbiamo confermarlo, ma di suo questa è una delle sorprese più grandi che ci saremmo mai immaginati. In pratica, invece di avere un pianeta interessante e una luna è interessante a modo suo, ma non così tanto, abbiamo avuto due pianeti nani al prezzo di uno, con entrambi una geologia pazzesca. Ora, se guardate bene Caronte, dovrebbe ricordarvi qualcosa, e magari se non avete un po' di praticità con i dati di Voyager non vi ricorda molto, ma ci sono delle lune intorno a Urano che hanno una geologia molto simile, e sono per esempio le piccole lune Ariel, Umbriel e Oberon, che hanno dimensioni simili a Caronte e hanno sulla superficie grandi segni di attività. Però noi pensavamo che fosse tutta attività passata, molto antica, e che non sono più attivi. Perché? Perché in realtà il modo in cui abbiamo pensato sempre ai mondi ghiacciati è che l'attività proviene dal legame gravitazionale con un gigante gassoso che in qualche modo, aggiungendo energia al nucleo, permette alla Luna di avere un nucleo più caldo. Non pensavamo che fosse abbastanza di suo il materiale radioattivo o altri processi che ancora non conosciamo per mantenere l'attività geologica su un mondo ghiacciato. Invece, nel caso di Plutone e Caronte non c'è niente di questo tipo, perché ora, tra l'altro, loro sono in sincronia, quindi non c'è un modo per le maree di generare tutto questo movimento all'interno, per cui c'è qualcosa che ci sfugge che ha permesso a questi mondi di essere attivi di recente. E quindi questo ci fa ripensare con grande interesse anche alle lune di Urano, che sono di simile composizione, di simile dimensione, perché potrebbero nascondere dietro un sacco di misteri che ancora ignoriamo. Tra l'altro Ariel, Umbriel e Oberon sono tutti e tre candidati come possibili mondi con oceani ancora liquidi sotto la loro crosta. Anche Titania, che è una delle più grandi lune di Urano, però Titania è molto più grande di così, e quindi non è esattamente paragonabile a Caronte, è un po' più simile a Plutone, semmai. Ora, tornando a Plutone, parlando del protagonista, se vogliamo, di questa missione, Plutone è stato osservato anche con occhi che non riguardano direttamente le foto. Sono gli occhi degli strumenti LASER, in particolare Alice, che hanno guardato lo spettro dei componenti presenti su Plutone, e in particolare quelli che risuonano in modo molto, molto fedele alla parte dello spettro del metano.
In pratica stiamo guardando a tracce di metano sulla superficie di Plutone. E non solo c'è tanto metano presente nei ghiacci e sulla superficie, e questo conferma quello che intuivamo dalle immagini dalla Terra, ma la vera sorpresa è che non è uniforme dappertutto. Cioè non è soltanto del metano presente nel terreno, perché se guardate nella zona della calotta polare, il metano, quella parte verde che vedete, è molto diverso rispetto al metano che abbiamo nella zona rossa. Perché nella parte rossa, in fondo, se vedete il grafico accanto, c'è un assorbimento molto diverso rispetto al nord. I picchi sono molto meno accentuati, i picchi verso il basso. Quindi cambia l'assorbimento e quindi cambia la quantità di materiale che c'è in aggiunta oltre il metano. Per esempio, ora possiamo intuire già che nella parte del polo nord c'è molto più metano fresco, solo metano, e nelle parti scure, per esempio quella grande zona scura che vedete che si chiama Tulur Regio, e quella zona potrebbe essere molto più ricca di altri materiali oltre al metano, e quindi possiamo intuire che c'è qualcosa che riguarda il metano che lo fa rimanere lì, e forse è legato all'attività. Quindi questo è solo però l'inizio, perché questi sono dati da lontano. Quando avremo le mappe ad altissima risoluzione, dopo l'incontro, potremo mappare zone piccole individuali e vedere variazioni nella quantità di metano assorbito solo anche in alcune di queste regioni. Questo ci permetterà di mostrare meglio l'intera storia di Plutone, come si sono spostati questi ghiacci da una parte all'altra con il passare delle stagioni. Ora, per il gran finale, parliamo di uno zoom su Plutone e poi uno zoom su Caronte. Il primo zoom su Plutone è questo. Quello che vedete, quella grande zona ancora vista in bianco e nero perché è stata ottenuta dal telescopio LORRI ad altissima risoluzione, e non, tra l'altro non è la risoluzione più alta che otterremo, quella zona è piena di montagne. Quei monti che vedete sono grandi quanto le montagne rocciose negli Stati Uniti e hanno altezze intorno ai 3.000-3.500 metri. Ora, la cosa veramente affascinante di quei monti è come fanno a stare in piedi, perché dal punto di vista geologico sappiamo che la superficie è coperta, tutta quella zona che vedete è coperta da ghiacci molto freschi di metano e di azoto. Ma questi ghiacci non sono in grado, proprio a livello meccanico loro, di sostenere il peso di una montagna. Non ci puoi costruire una montagna con i ghiacci di metano e azoto. E allora cosa c'è sotto? Cioè, qual è il materiale su cui si poggiano? Deve essere uno solo, cioè il ghiaccio di acqua. Perché se fosse roccia, già sarebbe diverso l'assorbimento del metano e l'azoto, per via di come interagisce con la roccia, ma non solo, si vedrebbe nella densità. E ricordatevi che uno dei primi risultati che abbiamo trovato con New Horizons è che Plutone è leggermente più grande di quello che avevamo pensato. E questo significa che, sapendo già la sua massa, è molto più ricco di ghiaccio, perché possiamo dedurre dalla massa e dalla grandezza la densità. E sapendo che la densità è minore, beh, per forza di cose ci deve essere molto più ghiaccio di acqua. Quindi cosa significa? Che ci sono intere montagne di ghiaccio e di acqua sulla superficie. Come si sono formate? Cos'è che le ha spinte verso quella zona? Beh, non sono organizzate ad arco, non danno l'idea di essere il resto di un bordo di un cratere. Non ci sono segni di spinta verso l'alto da parte di un movimento tettonico, quindi non sappiamo ancora cos'è che ha creato questi monti. Ma diventa ancora più interessante perché l'atmosfera di Plutone sta sfuggendo nello spazio a quantità enormi, quindi tonnellate e tonnellate di azoto e metano vengono perse nello spazio per via dell'interazione con il vento solare. Quanto metano? Beh, nell'arco della storia di Plutone la superficie deve aver perso dai 300 metri ai 3 km di strato di metano e azoto. Dipende molto dai dati che troveremo, ancora il margine di errore è molto grande, per questo c'è questo divario. Però comunque, anche andando con la cifra dei 300 metri, c'è troppa perdita per spiegare questo strato che è ancora presente. In pratica, il metano e l'azoto che c'è sulla superficie dovrebbe essere già stato spazzato via dall'atmosfera. Quindi cos'è che fa continuamente rifornire questo strato sottile sopra? Deve essere quasi sicuramente un'attività, deve esserci un tipo di attività su Plutone che rifornisce l'atmosfera e la superficie di queste polveri. Cos'è esattamente queste polveri, queste forme di ghiaccio, che sono ghiacci? Cos'è? Non lo sappiamo, non abbiamo ancora un'idea di come Plutone è attivo e non abbiamo trovato segni diretti. Ma ricordatevi, questa è solo una foto di una parte di un mosaico gigantesco che stiamo montando. È solo l'inizio, perché tutti i dati scaricati finora non sono nemmeno 1% di quello che New Horizons ha ottenuto. Per cui è ancora presto per fare delle supposizioni. Vedremo molto più in là, quando avremo più foto, esattamente dove è l'origine di queste montagne, ma anche l'origine del metano e l'azoto sopra.
Ora, parlando di montagne, quando arriveranno più foto potremo creare anche un modello 3D molto più affidabile. Ma c'è già un modello 3D che vi permette di svolazzare sopra queste montagne create grazie alle ombre. C'è stato un duro lavoro da parte di alcuni geologi planetari insieme ad astrofotografi che hanno lavorato in questi giorni per montare questo primo filmato di com'è la superficie vista ad alta risoluzione in 3D. Da questo punto di vista, in futuro avremo dei dati sicuramente molto più definiti, ma intanto ci permette di vedere anche come in mezzo ci sono vaste distese di ghiacci molto freschi, senza nemmeno un impatto. Dopodiché parliamo, tra l'altro, piccola parentesi, il fatto della mancanza di crateri, cioè di prendere una zona a caso di Plutone e vedere che non ci sono crateri, beh, è straordinario, perché è davvero incredibile su tutti gli altri punti di vista. Cioè non c'è un mondo senza atmosfera densa all'interno del sistema solare dove potresti prendere a caso una zona e non trovare crateri. È pazzesco. Significa che in base alle nostre conoscenze attuali quella zona è molto giovane, circa 100 milioni di anni circa al massimo. Quindi significa che c'è davvero un processo attivo sulla superficie di Plutone. Parlando della superficie di Caronte invece, il zoom che abbiamo ottenuto ci mostra due cose molto affascinanti. Prima di tutto, questo è lo zoom, e vedete che ci sono delle fratture sulla superficie, delle linee. Ora, non badate tanto alla compressione dei dati, ci sono dei pixel che... cioè, delle zone molto pixelate, ma dipende dalla compressione da parte della sonda per mandarci le foto. Queste foto sono molto compresse in JPEG e un giorno arriveranno quelle non compresse in altissima risoluzione che ci permetteranno uno sguardo molto più definito. Ma intanto si notano delle cose. Per esempio, quelle lunghe fratture potrebbero essere simili a quello che vediamo sulla Luna. Quando guardiamo alcune zone sulla Luna, vediamo queste pianure molto lisce con fratture in mezzo. E cos'è successo sulla Luna? Beh, sono zone piene di pianure create dalla lava. C'è stata un'eruzione vulcanica oppure un impatto che ha fuso parte della superficie e quindi la lava fusa di roccia si è mossa sulla superficie prima di poi, dato per la mancanza dell'atmosfera, congelarsi completamente. Dopo che si è raffreddata, la roccia si è spaccata lungo queste linee di frattura. Per cui vediamo le pianure lisce di lava solidificata con linee di frattura. Sulla superficie di Caronte non era la parte non attiva, non era la roccia fusa, ma il ghiaccio. Quindi a un certo punto un impatto ha generato una valanga di acqua liquida o di ghiaccio semifluido. E tutto quel ghiaccio ha cominciato a scorrere sulla superficie con forse fiumi di acqua liquida sotto questo ghiaccio, e a un certo punto si è solidificata e le parti dove scorreva l'acqua sotto, che si sono solidificate per ultime, ha portato a queste spaccature gigantesche. Questa è solo ovviamente una delle ipotesi, bisogna aspettare e avere un quadro più generale per vedere a cosa sono collegate. Ma è già qualcosa su cui pensare, insomma, immaginatevi flussi di acqua sulla superficie di Caronte. Dal punto di vista dei crateri, vediamo alcuni crateri, ma sono anche in questo caso relativamente giovani, perché sapendo che la crosta è fatta di ghiaccio, sappiamo anche che relativamente entro poco i crateri tendono a distendersi, quindi si rilassano molto, non rimangono questi bordi altissimi per molto tempo. Questo lo potete vedere bene anche per esempio sulla superficie del pianeta nano Cerere, che ora è esplorato da Dawn. Sulla superficie di Cerere i crateri sono con bordi molto molto piccoli, perché buona parte della crosta è ricca di ghiaccio e di acqua, quindi si distendono tantissimo. Ora, la cosa interessante è che in questo caso i bordi sono ancora alti, quindi significa che i crateri sono recenti, che la superficie su cui si sono formati è ancora relativamente giovane. Un po' meno giovane di quella di Plutone, ma comunque abbastanza giovane. Un'altra cosa affascinante è quella parte dove, in su, dove vedete una montagna enorme infilata all'interno di un buco. E se vi aspettate che vi dia una spiegazione di quello, beh, purtroppo non ho idea di cosa sia. E ancora nessuno lo sa, ci sono delle speculazioni in base all'evaporazione, la sublimazione del ghiaccio di acqua, e quindi sotto il peso di questa montagna parte della base potrebbe star sublimando, e quindi potrebbe esserci una specie di attività per cui il vapore acqueo viene spinto verso l'alto, ma in realtà sono tutte speculazioni, nessuno sa ancora di certo che cosa ha fatto spingere questa montagna enorme all'interno di un buco. Quindi ci sono un sacco di sorprese anche solo prendendo un piccolo puntino a caso della superficie di Caronte. Presto avremo foto molto in alta risoluzione di entrambi i mondi e anche di notte, l'altra grande luna che verrà osservata da vicino da parte di New Horizons, anche foto a risoluzione più alta da parte di New Horizons di Hydra, e alcune foto di
Cerbero e Stige, che sono le lune più lontane, ancora più piccole, ma in questo caso la geometria dell'incontro non era così vantaggiosa per fotografarle in alta risoluzione. Comunque avremo delle foto di più di un pixel e quindi sapremo anche la loro dimensione e composizione, che come vi dicevo all'inizio è molto utile per riuscire a ricomporre il puzzle della storia di questi mondi. Presto ci sarà una nuova conferenza per mostrare alcuni dei nuovi dati ottenuti anche per quanto riguarda i primi esami della superficie, dell'atmosfera e di quanto viene persa nello spazio. E dopodiché, dopo il 20, ci sarà una pausa fino al 12 settembre, in cui non ci saranno nuove foto. Per come vi dicevo, c'è una pausa per entrare dare un permesso di vacanza al team che sta lavorando da mesi a questa missione. E molti hanno perso il sonno in questo momento di incontro massimo e non hanno visto le loro famiglie, quindi insomma per dare un po' di tempo libero anche loro, e noi nel frattempo cercheremo di analizzare meglio questi dati, quindi aspettatevi tanti nuovi video su New Horizons anche durante agosto. Da settembre inizierà il periodo di download più pesante in cui vedremo tutti quanti i dati. Detto questo, vi saluto, grazie di cuore per aver visto anche questo diario un po' più lungo perché c'era tanta roba di cui parlare. Noi ci vediamo molto presto perché questa notte tardi ci sarà una nuova conferenza sul sito della NASA sulle novità, sotto vi lascio il link, e nel frattempo vi lascio un link anche un'altra cosa. Visto che mi chiedete sempre delle magliette, questa maglietta qui con i due dei miei dottori preferiti mi è stata offerta da Tostadora, che è un sito che mi ha permesso di prendere alcune magliette, e in cambio sono riuscito a farmi dare uno sconto per tutti quelli che vogliono prendersi la maglietta. Sotto trovate la maglietta con il link, e se scrivete 4 Universe, avete lo sconto su tutte le magliette che trovate nel link. Quindi grazie di cuore per aver visto il nuovo video, un grande abbraccio a tutti, fatemi sapere le vostre opinioni su Plutone, Canonte, cosa vi incuriosisce. Noi ci vediamo molto presto, un abbraccio, continuate ad essere meravigliosi come sempre.